Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare e aiutarmi a far arrivare questo canale a più gente possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Siamo tornati nella dimensione un po' più intima di questo podcast della versione di Barley, che sarà un po', l'immagine estiva di questo podcast. Ci prendiamo una pausa estiva dallo studio. Ovviamente questo vale per chi mi guarda su YouTube, per chi invece mi ascolta da Spotify non cambia praticamente nulla. Quindi questo è il secondo episodio della rubrica Film That Made Me, cioè parlerò di quei film che hanno avuto un ruolo importante nella mia formazione cinematografica e non solo. Infatti anche oggi parliamo del film della vita. Perché nella vita di ognuno di noi c'è quel film che sembra parlare solo a te, che sembra toccare solo le tue corde. E succede ad ognuno di noi, non c'è bisogno di essere un cinefilo, un appassionato o uno studioso, semplicemente capita di trovare il film della vita. Perché nel cinema c'è un codice nascosto, c'è una lingua che in quel preciso momento capisci solo tu che stai guardando quello specifico film. Non importa il genere, non importa il regista, non importa l'attore, è proprio un codice che viene decodificato in quel preciso momento e diventa una cosa estremamente intima. Quindi oggi parliamo di un film del 1996 che non solo ha aperto le porte della mia percezione cinematografica, ma ha influenzato anche in maniera molto forte, molto profonda. Certe cose che io proprio penso e applico alla mia vita di tutti i giorni. Il film si intitola Breaking the Waves, in italiano Le onde del destino, ed è scritto e diretto da Lars von Trier, che solo a nominarlo mi vengono i brividi sulla pelle. Sin da quando ero bambino, sin dai primi anni delle elementari, il mio rapporto con il cinema è stato molto stretto, perché con le mie sorelle ai tempi abitavamo a Milano e tutti i sabati andavamo al cinema dell'oratorio. E in quella sala, sgranocchiando le caramelline a forma di Coca-Cola o a forma di coccodrillo, se non sbaglio, abbiamo visto veramente dei grandi film. Abbiamo visto La carica dei 101, abbiamo visto I predatori dell'arca perduta, L'inseguimento della pietra verde. Ogni sabato pomeriggio era veramente una goduria. Ma non c'era solo la sala dell'oratorio. Ricordo che con la mia famiglia siamo andati a vedere dei cinema che a me sembravano giganteschi, La storia infinita, abbiamo visto E.T. e ricordo come se fosse oggi il viaggio in pullman per andare a vedere il film dei Ghostbusters, che era un film che io aspettavo tantissimo. Ricordo proprio la felicità di essere entrato in quella sala per vedere i Ghostbusters. Crescendo, questo amore per andare al cinema è cresciuto con me e ci siamo trasferiti ad Arezzo e abitavamo in una casa con una grande terrazza che dava su una strada piuttosto trafficata. E su un incrocio di questa strada, su un muro dietro un semaforo, mettevano i manifesti dei film in uscita. E mi ricordo che con un piccolo binocolo andavo a vedere che cosa offrivano i cinema del centro di Arezzo. E anche in quegli anni ci siamo veramente divertiti. Abbiamo visto Ritorno al futuro, Top Gun, abbiamo visto i Goonies. Mi ritengo veramente fortunato di aver vissuto quel periodo. Erano anni molto diversi da quelli che viviamo oggi. Il cinema era veramente forse l'unica grande evasione. Non c'era internet, non c'era lo streaming, non c'erano gli smartphone. Io avevo un Commodore 64 e un videoregistratore e mi sembrava di vivere sull'Enterprise di Star Trek. Passava molto tempo prima che un film uscito al cinema uscisse in VHS e passavano gli anni prima che lo trasmettesse la televisione. Crescendo ho continuato ad andare al cinema, sempre da appassionato, e ho iniziato a guardare i primi film, chiamiamoli d'autore, quando in casa è comparsa Telepiù, che è stata la prima TV via cavo italiana, che poi è diventata Sky. E quindi lì mi divertivo a cercare i film un pochino più particolari. Ma il film che mi ha veramente cambiato la vita l'ho incrociato quando avevo 20 anni. Era un pomeriggio che ero in camera mia, c'era la televisione accesa e su Video Music, altro pezzo di storia importantissimo della mia vita, passarono un trailer di un film che non avevo mai sentito nominare. E questo trailer non diceva niente del film, durava pochissimo, durava 30 secondi e mostrava delle immagini molto oniriche
c'era questa piattaforma petrolifera avvolta dal mare in tempesta e poi mostrava una donna che urlava su una scogliera, ma soprattutto era la canzone di sottofondo di questo trailer che mi fece tremare delle corde molto particolari, perché questa canzone era Child in Time dei Deep Purple, che è una canzone che io adoro, ho sempre adorato, e quindi dissi: cavolo, devo assolutamente guardare questo film. Pensate con che criteri sceglievo i film da vedere al cinema. E un altro aspetto di questo trailer che mi colpì molto era che il nome del regista era estremamente più grande del titolo del film. E quindi niente, mi dissi: cavolo, questa cosa sembra proprio figa, andiamo a vedere questo film. Il film in questione era appunto Le onde del destino di Lars von Trier. E ai tempi abitavo a Perugia, lo davano in un cinema un po' sfigato perché non era in centro, ma era vicino alla stazione, che non è proprio una zona bellissima a Perugia. E insomma, vado a vedere questo film e rimango più che colpito, davvero non riesco bene a spiegare la sensazione che ho provato quando ho finito di vedere questo film. Durante i titoli di coda ricordo di essermi detto: chissà che sensazione deve essere poter mettere il tuo nome ad una cosa così potente, ad una storia così potente. Mi ha colpito tutto di questo film e non saprei spiegarvi il perché, perché effettivamente era un film apparentemente molto lontano dalla cinematografia che avevo seguito fino a quel giorno. Però, come ho detto prima, è stato un codice segreto. È stata una lingua che io e questo film ci siamo parlati in intimità e ci siamo trasmessi emozioni fortissime. Tant'è che da quel giorno sono diventato praticamente ossessionato da Lars von Trier e da tutto il movimento cinematografico danese di quel periodo. Anzi, secondo me posso dire di essere stato testimone dell'ultimo grande movimento rivoluzionario del cinema contemporaneo. E vedendo cosa sta succedendo oggi, per esempio a Hollywood, con gli scioperi, lo streaming e la minaccia dell'intelligenza artificiale, sì, posso dire che confermo, sono stato testimone dell'ultima vera grande onda che ha impattato il mondo del cinema. Lars von Trier ha creato un movimento cinematografico partendo dal suo paese, la Danimarca, ma non radicandolo alla cultura del suo paese, ha creato una sorta di open source da cui tutti hanno potuto attingere. Ho già parlato in questo podcast del Dogma 95, ma vabbè, lo ripeto per non lasciarvi indietro. Il Dogma 95 era una serie di regole da rispettare nella realizzazione del film che andavano in totale antitesi con tutto quello che era stato il cinema fino a quel momento. Niente fotografia, solo camera a spalla, niente scenografia, niente colonna sonora, niente salti temporali, le storie dovevano essere tutte qui e adesso. Sarà che sono sempre stato attratto dalle figure carismatiche e rivoluzionarie, ma Lars von Trier per me è stato proprio questo, veramente il leader di una, per carità, piccola rivoluzione nel mondo del cinema che ha fatto della sottrazione, quindi dei pochi mezzi, un valore aggiunto. Perché con pochi mezzi dovevi necessariamente raccontare una grande storia. Perché le piccole storie, le storie mediocri, le puoi nascondere dietro un gloss, dietro un paravento di bellezza tecnica. Ma se il gloss non ce l'hai, il tuo film è nudo, quindi la storia deve essere necessariamente forte, penetrante. Breaking the Waves, non lo chiamerò più Le onde del destino perché è un titolo profondamente sbagliato. Attenzione però perché non è un film dogma. Certo, ha delle caratteristiche di quel movimento perché la testa è sempre quella, ma a differenza dei film dogma ha una bellissima fotografia e soprattutto una gran bella colonna sonora. A livello realizzativo è stato un incubo, soprattutto per gli operatori di macchina, perché Von Trier ha voluto realizzare questo film con delle telecamere che giravano in CinemaScope, che sono enormi ed estremamente pesanti, e ha preteso che appunto i cameraman le tenessero a spalla. Ora, le telecamere CinemaScope di solito venivano usate per le inquadrature dei panorami, quindi inquadrature con un range molto elevato, invece Von Trier le ha usate principalmente per dei primi piani.
Ma Von Trier non è mai stato un integrato da questo punto di vista, tutt'altro. Lui è sempre stato alla ricerca di quel qualcosa che in un film non era ancora stato fatto. Pensate che Lars von Trier alla terza media e faceva l'imbianchino. Poi un giorno venne a sapere che la Danish Film School faceva dei provini per ammettere i nuovi studenti al corso di cinematografia. Per entrare nella film school, il test prevedeva di girare un cortometraggio e consegnarlo finito in 24 ore. Quindi von Trier e tutti gli altri aspiranti studenti della film school si sono recati nella sede della scuola, hanno preso la telecamera e i microfoni e tutti loro hanno iniziato a girare il loro cortometraggio lì nei pressi della scuola, perché tutti questi corti erano comunque pieni di grandi dialoghi e di scene madri. Tutti sono rimasti lì tranne Von Trier. Von Trier ha preso la telecamera della scuola, si è messo in macchina e ha iniziato a guidare fuori Copenaghen. Dopo un po' che guidava è arrivato in una zona piuttosto isolata dove c'erano degli operai che stavano riparando dei cavi elettrici e quindi stavano usando una gru che andava decisamente in alto. Von Trier ha chiesto a questi operai se poteva salire sulla gru, gli operai hanno detto di sì e quindi cosa è successo? Che lui con la telecamera è salito su questa gru e ha iniziato ad andare molto in alto, riprendendo invece il sole che faceva il movimento opposto, che scendeva fino a tramontare. Von Trier ha poi portato questo cortometraggio alla scuola e la scuola lo ha ammesso al corso di cinematografia, non perché il suo corto fosse meraviglioso, ma perché facendolo in quel modo aveva dimostrato di essere alla ricerca di qualcosa di diverso. Perché Lars von Trier è soprattutto questo, un ricercatore. Ma Breaking the Waves, che film è? Di che parla? Purtroppo è un film che non si trova in streaming. Io ne ho una copia in DVD che custodisco molto gelosamente. Oggi lo trovate su Amazon, anche in Blu-ray, ma a prezzi decisamente alti, arriviamo a 40-50 euro. Però in qualche modo io vi consiglio assolutamente di recuperarlo perché è un grandissimo film. Il film racconta la storia di Bess, che è una giovane ragazza che vive in un piccolo villaggio sull'isola di Skye, un villaggio estremamente religioso. Bess è cresciuta sotto dei rigidi dettami cattolici, secondo i quali la donna deve restare al suo posto, deve rimanere pura fino al matrimonio e dopo sposata deve servire amorevolmente suo marito. Ma Bess non si innamora di un suo compaesano, si innamora di uno straniero, Jan, che lavora su una piattaforma petrolifera al largo dell'isola dove si svolge la storia. Jan è un uomo del suo tempo, ama la musica, ama bere, ama divertirsi con gli amici e Jan per Bess è una sorta di porta aperta sul mondo. Tutto con Jan prende un sapore diverso, ma non in modo trasgressivo, perché la loro storia si svolge comunque all'interno delle regole del villaggio. Si sposano in chiesa, poi c'è la loro tenerissima prima notte d'amore, è tutto alla luce del sole. E proprio per questo, Bess, che durante tutto il film ha dei monologhi, dialoghi con Dio, sì, lo so, è un po' megalomane la cosa, ma lei parla con Dio. Si convince di meritare tutta questa felicità, perché lei si dice: mi hanno detto di seguire queste regole, di essere una brava religiosa, io l'ho fatto e adesso la vita mi ripaga con quest'uomo meraviglioso con cui io comunque posso vivere le mie esperienze liberamente. I thank you for the greatest gift of all, the gift of love. I thank you for Jan. I'm so lucky to have been given these gifts. Ah, scusate il cambio di outfit, ma ho avuto un problema con la telecamera, quindi sto riregistrando dei pezzi, ma il bello dell'intimità casalinga. Torniamo alla trama. Jan purtroppo ha un incidente sul lavoro e rimane paralizzato dal collo in giù. E Bess, come vuole la cultura del villaggio dove è nata e cresciuta, deve rimanere accanto al marito e prendersi cura di lui. Questo però vuol dire abbandonare tutti i sogni di felicità con Jan. E qui Bess entra in una profonda crisi personale e anche religiosa, perché lei appunto si sentiva ricompensata con l'arrivo di Jan nella sua vita, adesso invece sente che il destino le ha portato via questa grande fonte di felicità che era entrata nella sua vita. Ma Jan è un uomo moderno e anche un po' particolare, diciamo, e spinge Bess comunque a rifarsi una vita. Lui non vuole che
lei gli stia accanto così a non fare niente perché lui è immobilizzato a letto e quindi la spinge a uscire fuori nel mondo e a rifarsi una vita e a renderlo partecipe. E spinge Bess a fare cose che lei non avrebbe mai fatto di sua spontanea volontà, come per esempio masturbare un estraneo seduto accanto a lei sull'autobus oppure sedurre sempre uno sconosciuto al pub e farci sesso in un vicolo. Tutto questo non fa bene alla testa di Bess perché la ragazza ha passato la vita a parlare con Dio che le diceva: guarda che se fai la brava ragazza io ti ricompenso con tutta la felicità di questo mondo. But remember to be a good girl, Bess, for you know I giveth and I taketh away. E adesso invece ha nella testa la voce di Jan che le dice: commetti questi atti impuri che però non fanno parte della cultura e proprio dell'animo della ragazza. Ma è qui il film esplode contro ogni parere medico, contro ogni spiegazione scientifica. Il corpo di Jan inizia a riprendere le sue funzioni, inizia a muovere le dita dei piedi. Riesce a stare seduto, a muovere il collo, non c'è nessuna motivazione, nessuna spiegazione scientifica a questo suo miglioramento, sembra veramente un miracolo. E Bess, che qui diciamo rivela un pizzico di follia, si convince di essere il tramite di questo miracolo e quindi si dice che deve continuare a fare quello che Jan le chiede di fare per farlo guarire definitivamente. Ma Bess finisce tra le mani di un uomo molto violento che quasi la uccide. È proprio la sera in cui Bess riesce a sfuggire a questo psicopatico molto violento. Jan ha una ricaduta molto pesante ed è proprio prossimo alla morte. È qui che Bess capisce che non si può fermare davanti a niente. Se vuole far guarire suo marito, deve andare avanti nel suo percorso autodistruttivo e qui invece io mi fermo riguardo alla trama perché dovete assolutamente recuperare questo film. Vi ho detto molto, ma non vi ho detto tutto. Emily Watson, la protagonista femminile di Breaking the Waves, in questo film dà un'interpretazione impressionante. Tenete conto che il 60% del film sono i suoi primi piani mentre parla da sola con Dio. È veramente una cosa impressionante. È innocente e inquietante allo stesso tempo, perché con il proseguo del film ci si rende conto che i dettami cattolici sotto i quali la ragazza è cresciuta sono stati anche un parziale lavaggio del cervello. Quindi il personaggio ha in sé una nota di follia. Von Trier utilizza in questo film alcuni dettami della religione cattolica legati alla figura della donna in modo molto provocatorio. Questo annullarsi per il marito, questo sacrificarsi per il marito, che però nella realtà di Bess si trasformano in un vero miracolo e non in un miracolo di propaganda, cioè quei miracoli che la religione ti promette sempre, ma ovviamente non realizza mai. Ricordo che guardando il film per la prima volta un particolare della recitazione di Emily Watson mi colpì tantissimo. Praticamente la Watson, ovviamente in accordo con Von Trier, guarda spessissimo in camera, che è una cosa che in un qualsiasi corso di recitazione o di regia ti dicono che assolutamente non si deve fare. Invece lei lancia questi sguardi dentro la telecamera e quindi fondamentalmente guarda negli occhi gli spettatori del film, ma non saltando la quarta parete, sono proprio delle occhiate veloci, come a dire: io sono dotata di una sensibilità talmente particolare che avverto anche la vostra presenza. Ed è un particolare che mi è piaciuto tantissimo sin da subito. Il film è diviso in 8 capitoli, ogni capitolo è presentato da una tendina, che è un panorama con dei colori molto saturi, e ogni capitolo è introdotto da una canzone rock pop anni 70, perché è la musica che piace a Jan. La musica ha un ruolo molto particolare in questo film, perché quando Bess annuncia agli anziani del villaggio di volersi sposare con uno straniero, gli anziani le chiedono: ma perché uno straniero e non un tuo compaesano? E che cos'ha in più rispetto a un tuo compaesano? E Bess risponde appunto: la musica. E c'è un particolare nella scena finale del film che riguarda delle campane, che ovviamente non vi svelo, ma rendono il finale di questo film indimenticabile. Ring the bells, then. Our church has no bells. Lars von Trier con Breaking the Waves ha vinto il Festival di Cannes e ha approfittato di questa notorietà per lanciare il Dogma 95 e per mettersi letteralmente sulle spalle l'intera cinematografia danese. Infatti, dopo la vittoria a Cannes, convinse il Ministero della Cultura danese
a comprare 100 telecamere digitali delle PV100 della Panasonic, se non sbaglio. E lui sarebbe stato garante di queste 100 telecamere. Attraverso la sua casa di produzione, infatti, la Zentropa, che ha sede in una ex base militare a nord di Copenaghen, Lars von Trier ha messo a disposizione gratuitamente queste telecamere a chiunque avesse voluto girare un film. E io ho toccato con mano questa cosa perché io ho utilizzato una di quelle telecamere. Già, perché nel 2000 sono partito in direzione Copenaghen perché volevo conoscere Lars von Trier. E questo sono io con Lars, spero si veda bene. E qui siamo nel suo ufficio alla Zentropa. Io avevo i capelli, quindi vi dicevo che non era una cazzata, ho avuto i capelli anche io. E quello è stato un periodo molto importante per la mia vita. E lui con me è stato una persona, devo dire, fantastica, molto ospitale, molto aperta. Abbiamo fatto lunghe chiacchierate sul cinema, sulla vita. E lui mi ha veramente insegnato che bisogna essere curiosi e non fermarsi alla prima. E per me è stato un incontro fondamentale perché ho incontrato veramente uno spirito artistico, creativo, ma estremamente libero. Non ho mai più incontrato una persona così libera di esprimersi in vita mia. Quindi gli sono molto grato di avermi regalato questi momenti di intimità. E soprattutto da quei giorni, da quel mio periodo passato a Copenaghen, ho nella testa questo martello che mi spinge ad ambire a mettere il mio nome su una storia importante, su un film che possa in qualche modo rimanere. E voi vi starete giustamente chiedendo dove sono questi film dove tu hai messo il tuo nome. Questi film ancora non esistono, o meglio, esistono sulla carta. E un giorno, chi lo sa, sappiate che sono una persona molto paziente e molto perseverante, quindi tutto può succedere. Questo è il DVD di Breaking the Waves, questo è veramente il film che mi ha cambiato la vita. E adesso che birra ci abbiniamo a questo film? In realtà non abbinerò una birra a questo film, ma a questo film abbinerò un intero brand. Questo film di Lars von Trier non potevo non abbinare tutto l'universo di Mick Keller. Mick Keller, negli anni in cui il mio gusto birraio si è formato, quindi più o meno tra il 2010 e il 2015, è stato il brand forse più creativo e più intraprendente tra tutti i birrifici europei che io sono riuscito ad assaggiare. Mick Keller nasce dallo spirito imprenditoriale di questo homebrewer che si chiama appunto Mikkel, che si faceva la birra a casa, ed era molto creativo, era particolarmente sperimentale, non faceva stili classici. Poi è stato proprio lui a iniziare la moda del cosiddetto gypsy brewing, cioè andare a fare le birre nei birrifici degli altri, e tirava fuori delle birre sempre più interessanti, fino ad arrivare al 2008, se non sbaglio, in cui fece un accordo con un birrificio gigantesco in Belgio, The Prof, che gli produceva le birre in grandissima scala e ha letteralmente invaso il mondo con le sue birre. Io ho anche avuto un locale, ho avuto una birreria, più o meno tra il 2012 e il 2017, e io ero talmente fissato con Mick Keller che avevo un frigorifero solo delle sue birre. Lui garantiva una copertura su tutta la gamma, su tutti gli stili, aveva un'impronta grafica, aveva un'immagine coordinata veramente nuova, colorata, innovativa, che aveva messo completamente in mano da un artista che si chiama Keita Shore, lo trovate su Instagram, veramente un genietto. E poi tutto quello che faceva Mick Keller era una sorta di sfida al mondo della birra mainstream, e questo, un po' come Von Trier ha sfidato il cinema mainstream, Mick Keller ha sfidato la birra mainstream, e quindi io sono affascinato da questi personaggi e non potevo non invaghirmi anche di Mick Keller. Dovessi scegliere una birra per raccontarvi il marchio Mick Keller, sceglierei sicuramente la Nelson Sauvignon, che è una IPA
fatta con il luppolo Nelson Sauvin, che poi viene tenuta in botti di Cabernet Sauvignon. Da qui Nelson Sauvignon. È una birra ricchissima, è una birra con un bouquet aromatico pazzesco, e bere quella birra vuol dire veramente fare un viaggio nella testa di un genio. E per me Lars von Trier e Mick Keller, casualmente entrambi danesi, entrambi di Copenaghen, insieme sono le due facce veramente di un capitolo della mia vita che mi ha formato tantissimo. Quindi vi ricordo Le onde del destino, film per me imperdibile, abbinato all'universo Mick Keller. Uscite nei vostri pub di fiducia e chiedete se hanno delle perle di questo birrificio, che ora in realtà è diventato un tantino commerciale, però se trovate una Nelson Sauvignon secondo me godete. E che dire, dalla versione intima della versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.